Ciao a tutti ragazzi e ragazze, siamo di nuovo qui con un nuovo video. Questa volta vi voglio parlare di un profumo che è un grande classico. Come avrete capito, io indosso molti profumi talcati, comunque cipriati, diciamo, soprattutto in questa stagione. So che molti non li amano e invece altri li amano molto, quindi io ne parlo. Perché a me personalmente piacciono. So che le note estremamente talcate, cipriate, insomma, dividono un pochettino il pubblico. Comunque in questo caso vi voglio parlare di un profumo di cui non vi ho ancora parlato perché ho già fatto dei video su profumi talcati, che è questo qui. Vi faccio vedere la boccetta perché è meravigliosa, secondo me, stupenda. Questo profumo si chiama Ombre Rose, ne sono stati fatti... passate fatte più versioni. Questa qui è proprio l'originale, la prima, Ombre Rose di Brosseau. Questo profumo è stato lanciato per la prima volta nel 1980, quindi è un profumo anni 80 che già ha un po' di storia alle spalle, e dopo, appunto, come vi ho detto, ve ne sono state fatte altre versioni. Il naso di questo profumo è Françoise Caron, che è un grande naso, molto conosciuto, ed è anche il naso della fragranza che ho utilizzato per tantissimi anni quando ero una pischella. Ecco, no, per tutto il liceo, ma anche l'università, mi piacevano i profumi, però non avevo ancora proprio un naso affinato, comunque non li collezionavo, anche perché ero piccola, non avevo i soldi per farlo. Però mettevo sempre il profumo, e mettevo questo profumo che io credo non si trovi più, o meglio, io l'avevo cercato qualche tempo fa e non l'avevo trovato. Forse ora è stato rifatto effettivamente, ma non so se la formulazione sia stata cambiata, ho questo sospetto. Comunque, quel profumo si chiamava Rock and Rose di Valentino ed era stato proprio creato da Caron, lo stesso naso di questo profumo. Purtroppo non ce l'ho più quel profumo lì, sennò mi sarebbe piaciuto parlarvene, perché nonostante io abbia cambiato gusti nel corso degli anni, un po' come tutti, è un profumo che ancora adesso porterei, perché comunque rispecchia i miei gusti. È un profumo alla rosa, che, come avete capito, è una delle mie note preferite, forse la preferita in assoluto, e mi ricordo che aveva in testa un po' di frutti, tipo mirtillo, qualcosa del genere. Un fondo morbido, ma non troppo, c'erano anche dei legni, forse c'era il patchouli anche, quindi era una rosa che mi piaceva tantissimo. Aveva una boccetta meravigliosa, tonda, con tutto il pizzo intorno, un fiore nero. Se l'hanno rifatto, secondo me il pack è leggermente diverso. Comunque magari poi proverò a vedere se lo trovo, così magari ve ne parlo e vi dico anche se secondo me è cambiato oppure no. Comunque, chiusa questa parentesi, dicevo, Caron, Françoise Caron, è il naso di questo profumo. Tutti i profumi di Ombre Rose, anche quelli che sono stati rifatti poi successivamente, hanno una boccetta simile a questa, ma magari cambia il materiale oppure la colorazione. Questo è vetro, cioè è dipinto da d'oro, però è di vetro. E ha questo tappino che è plastica, direi. Quindi questa qui è la confezione. Veniamo un attimino a parlare del profumo. Allora, come avrete già capito dal titolo, è un profumo cipriato talcato. L'ispirazione di questo profumo è stata proprio l'odore dei vecchi cosmetici della nonna, soprattutto la cipria, che, come sappiamo, una volta spesso le ciprie erano aromatizzate alla rosa o alla violetta. Quindi molto spesso i profumi che cercano di imitare i cosmetici di una volta hanno all'interno queste note. Vediamo subito cosa contiene, mi sono scritta tutto. Allora, l'aereo, vi mancava, so che in qualche video è mancato l'aereo. Momento Ryanair finito. Allora, contiene in testa aldeidi, pesca, geraneo e legno di rosa. Ora, io mi sono spruzzata ovviamente il profumo qui, anche se è un profumo che ho già da un po', quindi lo conosco bene, però per rinfrescare la memoria. Ultimamente sto spruzzando i profumi sui cotton pad, perché rispetto alla carta trovo che siano molto più neutri, quindi quando faccio le prove dei profumi li faccio sui cotton pad. Non so se voi avete mai provato, fatemi sapere se provate, se trovate qualche differenza. Trovo che tengano meglio l'odore
e lo modifichino meno rispetto alla carta. Comunque, ombre rose. Allora, diciamo, cotone, si avvertono bene gli aldeidi quando lo spruzzate, sì. La pesca io la sento solo vagamente, non lo sento particolarmente fruttato. Diciamo che secondo me viene subito fuori quello che è il cuore floreale, più che il geranio, sì, forse un minimo. Io sento già la rosa, perché nel cuore di questo profumo abbiamo sandalo, rosa, iris, mughetto e langhilang. Il mughetto e langhilang io non li percepisco tanto. Secondo me sono un po' secondari nella formulazione, sento tanto la rosa in apertura, però vedete che già nel cuore c'è il rizoma di iris, che è molto importante perché stiamo comunque parlando di un profumo cipriato che deve riprendere l'odore della cipria. Quindi nella prima fase sentite molto bene la rosa, gli aldeidi, un pochettino di sentore fruttato, ma soprattutto la rosa. Dopo un po' già si va a modificare, poi questo dipende anche un po' dalla vostra pelle, se si modifica prima o dopo, però tende subito ad andare verso il talcato. Eh sì, già questo l'ho spruzzato da 10 minuti, però già sta andando verso il talcato. Il fondo è di nuovo iris, quindi abbiamo iris sia nel cuore che nel fondo, quindi capite che è un profumo molto talcato. Miele, tonka, vaniglia, muschio animale e eliotropio. La vaniglia la sento anche un pochino perché non è quel talcato, come dire, un po' chimico, un po' freddo, ma è più dolce. Non è preponderante, però è addolcito, quindi si sente. C'è anche il miele, quindi è un talcato piuttosto dolce e cremoso anche, direi. Non è il talcato borotalco, ecco. Anche perché vuole ricordare la cipria, non tanto il talco. Secondo me anche il fatto che ci sia la tonka insieme contribuisce a questa cremosità, a questa morbidezza. Sì, diciamo che l'iris di tutta la composizione, l'iris e la rosa, secondo me, formano l'accordo principale di questa fragranza. Muschio animale, sinceramente, se io non lo sento, secondo me serve forse a dargli un po' di persistenza. È un profumo. Scusate. Con un buon sillage, cioè se ne mettete si sente abbastanza intorno a voi e un'ottima durata. Ecco perché dicevo che secondo me magari il muschio animale serve più per la durata che non a livello proprio olfattivo. Quindi sì, in sostanza è un talco alla rosa, direi. Ha proprio quell'odore di vecchio cosmetico, di cipria della nonna in questo caso, cosmetico vintage. Quindi è un talco alla rosa, profumato ai fiori, vagamente dolce, perché comunque la tonka e la vaniglia lo addolciscono ancora di più. Come vi dicevo prima, non è quel sentore di talco fresco, freddo e chimico, ma è più un talcato cipriato morbido e elegante. È sicuramente un profumo senza tempo, un profumo sicuramente vintage come mood, perché intanto l'ispirazione è quella, ma è proprio il sentore che dà. E voleva essere un profumo universale, cioè adatto a qualsiasi tipo di donna. Forse non lo è così tanto, quantomeno ai giorni nostri, perché so appunto che molte donne non amano il sentore così talcato. Personalmente a me piace, sapete. E rispetto a altri profumi di questo tipo, che magari tendono a imitare di più la pasta del rossetto, qua, più che la cipria, trovo che questo sia proprio più polveroso. Cioè, riprende molto il sentore della cipria, mentre quelli che imitano la pasta di rossetto sono appunto più cremosi e al mio naso più plasticosi, devo dire la verità, mi ricordano più qualcosa di plastico, di chimico. Di chimico ma morbido. In questo caso invece è proprio la polverosità di questa talcatura che viene fuori, quindi io forse l'avrei chiamato Dusty Rose, non Ombre Rose, perché mi ricorda proprio la polvere, il senso materico della polverosità della cipria, ovviamente unito alla femminilità, alla dolcezza della rosa, alla vaniglia, alla tonka, eccetera. Quindi è molto molto dolce nel senso di tenero.
del termine questo profumo, quindi ci tenevo a parlarvene appunto perché so che tra chi mi segue ci sono amanti dei talcati, quindi secondo me se vi piace il talcato è un profumo da avere. Vorrei fare una piccola precisazione che è venuta fuori magari negli ultimi video sulla durata. Sapete che io non sono fissata con la durata, anzi è una cosa che non dico che non mi interessa per niente, però non è uno dei miei criteri fondamentali nella valutazione di un profumo. Vorrei precisare che cosa intendo io per persistenza bassa, media, buona e ottima, perché così quando ne parlo non ci saranno magari malintesi. Allora, per me una persistenza bassa è una persistenza che fa massimo 2 ore, arriva massimo alle 2 ore, quindi è una persistenza proprio leggerissima, volatile, come possono avere molti profumi floreali dell'erbolario, non tutti, però quelli più, diciamo, primaverili, proprio dove i fiori sono più puri, come la gardenia di cui vi ho parlato, quello al tiglio, per esempio, sono profumi appunto estremamente volatili, quindi fanno un massimo un paio di ore, sono profumi così easy. Per persistenza media, comunque buona, quando io dico che un profumo ha una buona persistenza, intendo intorno alle 4, massimo 6 ore. Per me 4-5 ore è una buona persistenza. Cioè la persistenza che di solito ricerco io è quella lì. Non ricerco profumi che abbiano una persistenza di 24-48 ore, anche se ne ho alcuni. Però diciamo che il mio range è sulle 4-6 ore. Per me quello lì è una buona persistenza. Quando dico che una persistenza ottima o molto elevata, per me è quella che supera le 6 ore e magari arriva anche alle 12, anche di più. Tutto quello che è sopra è sopra, quindi ottimo, stupendo, strepitoso, eccetera. Questo era giusto per chiarirci. In questo caso, questo profumo qui, secondo me è una persistenza buona. Ovviamente la persistenza è influenzata da tante cose, dalla vostra pelle, dal calore, da tante cose, da quanto ne mettete. Su di me ha una buona persistenza, quindi mi fa una mezza giornata, più o meno. Poi sapete che io non spruzzo tanto profumo, non sono una che ne usa tanto, quindi per me è una persistenza, per me, ideale. Nel senso, mezza giornata, cioè se esco al mattino e torno per pranzo, ce l'ho ancora su tranquillamente. Direi forse che tende, cioè è tra il buono e l'ottimo, perché mi fa anche fino alle 6 ore. Quindi questo giusto per essere precisa e chiara. Un'ultima cosa prima di salutarvi, vi dico che rossetto indosso, perché ho notato che a volte me lo chiedete, perché molto spesso io non trucco tantissimo gli occhi, io faccio un trucco abbastanza naturale, però metto un rossetto un po' più importante, perché in video mi sembra che renda di più. E in questo caso ho indossato questo rossetto di Jeffree Star, questo rossetto liquido opaco, che si chiama Santa Baby. Ed era della collezione di Natale, come potete vedere dal packaging, tutto è veramente bello, tutto glitterato. Ah, l'ho anche sporcato, bene, tutto glitterato. Quindi, giusto perché così lo sappiate, vi farò un video, me l'avete chiesto, ma comunque mi sembrava carino, sui miei prodotti labbra preferiti dell'autunno. Perché comunque nei miei video notate spesso dei rossetti magari protagonisti, quindi penso che possa interessarvi. Un bacio e al prossimo video!